Ciao a tutti, oggi siamo a Kawagoe, la prefettura di Saitama, dove c'è Piccola Edo. Andiamo a vedere qualcosa qui. Andiamo. Adesso stiamo camminando dalla strada di merende. Qui troviamo qualcosa e mangiamo. Stranamente mangiamo. Che hai preso? Che cos'è? È un pesciolino con il sesamo. Non è molto particolare della zona, però il sesamo non l'avevo mai visto, quindi lo assaggio. Dentro come? Però non è solo sesamo, è fagioli. È crema di fagioli a zucchi con sesamo. Buono. Buono. Ho preso questa patate di mangio di patate scotte molto. Dentro c'è fagioli di azuki e patate dolce e fuori c'è mochi. Assaggio. Vedete? Qui su c'è fagioli di azuki, sotto c'è patate dolce e fuori intorno è mochi. Buonissimo. 180 euro. Adesso siamo tornati alla strada principale e qui ci sono tanti negozietti, quindi vediamo qualcosa. Dietro di noi c'è una fila lunghissima perché volevamo prendere dolce, patate sì, dolci. Patate dolci tipo chips. Con la crema. Come delle patatine fritte, sì. Però con le patate dolci. Però fila lunghissima, forse ci mettono un'ora e mezza così. E quindi soprattutto io sono sacanese e lei è italiana, quindi no, mai, noi non aspettiamo mai. Più di 15 minuti, no? Peccato. Vediamo dopo. Prossima volta. Qui il quartiere è molto bello, però l'unico problema è che devono chiudere la strada perché anche si passa la macchina, è scomodo. Però qui il quartiere è molto bello. Per arrivare qui da Ikebukuro ci mettono 30 minuti in treno, quindi se non avete l'occasione, la possibilità per andare a Kyoto, potete venire qui. Sì. Comunque un po' potete sentire l'atmosfera di Kyoto. Adesso prendiamo un souvenir. Però per noi. Sì.
stiamo andando a prendere merenda. Quello pasticceria di Fu. Sì, famosa, tutti ce l'hanno, quindi bisognerà prenderla per forza. Sì. Adesso ho preso questo. Guardate, è lunghissimo. E cos'è? Una pasticceria Fu. Non so. Non esiste in Italia. Non è una baguette. No, dentro? Sì, no. Si sembra baguette, sì. Però fuori c'è, guardate, questo pezzo nero zucchero. E dentro è morbido. Solo questo fuori? Croccante. Sì, solo questo fuori è croccante. Assaggiamo dopo. Zucchero nero e con miele. Ok, abbiamo finito tutto, tutta la strada. E abbiamo preso anche questa merenda. Sicuramente non è buonissimo. Leggerissimo, peserà sì. 30 grammi forse. Sì. 100, anche si può combattere con questo, con l'adro. Ok, era molto bello, no? Sì, sì, molto sì. Suggestiva. Se non avete la possibilità di andare a Kyoto, dovete sicuramente venire qui. Sì. Si può sentire l'atmosfera di Kyoto un pochino, sì. Come l'età di Edo. Piccolo Edo si chiama qui, questo quartiere. Si chiama Kawagoe, Saitama, prefettura di Saitama. Ricordatevi questo nome. E qui, sotto di Sakura, è bellissimo posto, questo tempio piccolo. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Anche seguitemi i miei SNS per favore. Grazie mille per vedere questo video e ci vediamo al prossimo video. Honna!